La domanda è assolutamente centrale, nel senso che il coordinamento per la difesa della sanità pubblica di Trieste si propone prima di tutto un'azione di informazione dei cittadini, di coinvolgimento e quindi la necessità di fare una prima assemblea pubblica, che noi pensiamo avrà carattere piuttosto largo, per appunto informare cosa sta succedendo e cosa cambia, cosa cambierà nell'organizzazione sanitaria e quindi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Questo primo aspetto dell'informazione è un aspetto che noi sottolineiamo con grandissima forza perché notiamo un sostanziale silenzio delle istituzioni preposte, dalla Regione e Asugi in modo particolare, l'azienda sanitaria, che nulla ci dice né ai cittadini né alle rappresentanze sociali organizzate su che cosa e come intende procedere con l'organizzazione dei servizi sanitari. Ritenuto opportuno aderire a questa iniziativa perché riteniamo che il piano sanitario regionale proposto impoverisca fortemente i servizi di salute territoriale che per molti anni sono stati proposti a Trieste e in Regione. Riteniamo che noi come comunità abbiamo lavorato molto con i servizi perché riteniamo che le persone più fragili che noi accogliamo, persone spesso senza fissa dimora, persone malate, persone con disagio psichico, disagio sociale complessivo, in qualche modo hanno bisogno di una struttura sanitaria che stia vicino, che sia prossimo ai bisogni delle persone, bisogni che spesso sono bisogni sanitari ma anche sociali, per cui riteniamo che sia fortemente stimolata la possibilità di aumentare anche l'integrazione tra i servizi socio-sanitari come proposto, insomma, come già avviene attualmente nelle situazioni. Abbiamo molta preoccupazione che invece che questa nuova così, impostazione in qualche modo allontani i servizi dai cittadini e quindi impoverisca fortemente questa possibilità di incontro e di supporto, soprattutto alle persone più fragili che noi in qualche modo accogliamo e che accompagniamo in momenti molto difficili della loro vita.